Io lancio un'altra storia già con voi, è la storia di un binario fantomatico della stazione Termini, si chiama Binario 95, vediamo un attimino il filmato e poi ci ritroviamo con i protagonisti. Ho cominciato all'Help Center a lavorare sostanzialmente perché a un certo punto della mia vita il rapporto con le persone in situazione di disagio era diventato un aspetto importante. Nel momento in cui uno viene spogliato del proprio lavoro e della propria casa, del proprio posto dove stare, che non è un tetto, ma è qualcosa dove uno trova riparo, non ha più risorse. Spesso i nostri ospiti, quando vengono e ci chiedono accoglienza, ci dicono di un posto dove stare tranquillo. Ecco, noi lavoriamo soprattutto su questo, dare la tranquillità. L'idea che certi talenti, certe sensibilità, perché sono state sfortunate, vadano sprecate, mi sembra un grande spreco per l'umanità. L'unica cosa che può fare l'operatore sociale è sostenere nel momento di difficoltà e ridare lo slancio. Poi si tratta di persone che possono andare da sole. Quando noi offriamo un servizio, non stiamo regalando nulla, ma stiamo dando ciò che una persona aspetta di diritto. Ci vediamo, Remo. Allora, l'esperienza di Binario 95, di cui abbiamo visto qualche immagine, cominciamo a raccontarla con Antonio, che è nostro ospite. Ed è un volontario dell'Help Center. No, volontario, diciamo, faccio parte Dello staff. dello staff. Dello staff. Ecco, però Antonio, tu sei fuori dal centro. fuori dal centro. Antonio è famoso in stazione Termini come il Che Guevara, Ma mi giusto? conoscono anche i Pucci, pensa. Ma perché questo soprannome, Che Guevara? Ma Che Guevara, diciamo, io l'ho sempre stato un idolo perché lui, essendo un dottore di medicina argentino, partito, si è andato a Cuba. Cioè, voleva fare la rivoluzione con Fidel Castro, ma poi a parte che c'è una foto che mi sono portato dall'Argentina, favolosa, unica, anche perché cioè, portavo la barba, c'avevo tutto, cioè una somiglianza unica, poi mi piace. Ok, quindi è un tuo mito personale, un tuo Esatto. riferimento personale. Dicevi che il tuo lavoro quindi è fuori, diciamo, Cioè, io, allora, dal io, da, centro. esatto. Io lavoro a Termini, mi alzo la mattina alle 4 perché distribuiamo i giornali alle edicole. Allora, automaticamente ho la facoltà, diciamo, di uscire, entrare dalla stazione di Termini come se fosse un gioco per me. Più conosco tutte le persone che vivono dentro la stazione, uno per uno, vita per vita. Se arriva uno nuovo e mi chiede di dire, guarda, io dicevo, ho bisogno di dire, allora, guarda, vai a binario 1, ci sta 100 sociali, e lì ti danno tutto quello che ti serve. Ecco, quanti senza dimora ruotano intorno alla Ma stazione? tra polacchi, rumeni, poi hanno un brutto vizio, quello che dicevo io prima, bevono, sono sempre ubriachi. Ma c'è una cosa che non hanno la facoltà di andarsi a fare una doccia, di cambiarsi, di fare, questo non l'ho capito mai. Io sono nato per strada, mia madre quando sono nato, giuro veramente, in Sicilia, mi ha partorito davanti alla porta di casa. Sono stato sempre in mezzo alla strada e la conosco come la tasca della mia Della camicia. tua camicia. Oh.
lo so vivere, so che cos'è. E quando in televisione si dice, si parla sempre di cose belle, cioè di cose brutte, cose, ma le cose belle che fanno i centri sociali, perché? Nessuno lo deve sapere, come mai? Certo. Perché queste cose? Non esiste. Questi grandi capi di Stato che perdono solo a loro a mettere i soldi in tasca, con le macchine, con le limousine. Ma ascolta, raccontami una cosa bella dell'ultima settimana che ti è successa in stazione centrale. Ma, in stazione Termini, scusa. Le cose belle, no, ma negli ultimi tempi mi succedono poche, sai, perché sto combattendo con questo tumore che ho, faccio la crema. Cioè, negli ultimi tempi poi ho il centro sociale che mi assiste su tutte le cose. Stamattina mi ha portato. Beh, questa è una cosa bella, cioè il centro sociale. Ma loro mi portano dappertutto a fare un'analisi, a fare quello, a fare quell'altro. Stamattina ho fatto un'analisi, ancora c'ho pure la fascia, che dopo la levo. Certo. È tutto sotto controllo. Allora, se io ho bisogno, che il giorno 3 devo fare la chemio, mi prendono con la macchina e mi portano all'ospedale. Certo, quindi ti danno tutta la mano tutto, possibile. Tutto, dormo alla Caritas, a via Marsala. Allora, Antonio, anzi... Ma cioè, vivo per strada. Vivi per strada. Fra poco, dopo la pubblicità, incontriamo anche qualche altro tuo amico. Grazie, Antonio. Eccolo qua, Antonio, così capiamo perché si fa chiamare il Che Guevara della stazione Termini. Questa è il retro di una, è l'ultima pagina, la quarta copertina, di una rivista che si chiama... Shaker, Pensieri senza dimora. Pensieri senza dimora, che è prodotta da Binario 95, dalla cooperativa Europe Consulting, ti presento anche Schedid e Fabrizio, che sei il vicepresidente della cooperativa. Vicepresidente della cooperativa e coordino il centro diurno Binario 95, dove degli ospiti, persone senza fissa dimora, scrivono questo giornale, che è uno forse... È un giornale interamente scritto da persone senza dimora. Certo. Ascolta Fabrizio, dimmi un po', Binario 95, abbiamo sentito da Antonio, lui dice mi aiutano in tutto. Vogliamo specificare i servizi insomma, che gli utenti possono trovare? Sì, noi abbiamo due servizi in stazione. Uno è l'Help Center, che ha nominato anche lui con il suo vocabolario del tutto personale, che è un centro di orientamento e assistenza, di primo intervento, sta lungo il binario 1 e provvede a rispondere a tutte le emergenze. L'altro servizio che abbiamo, appunto binario 95, è un centro diurno per persone senza dimora, ma è qualcosa in più di un posto dove le persone possono semplicemente farsi la doccia. Il modo in cui noi lavoriamo è dare uno spazio di relazione, cioè riscoprire tutte quelle cose che poi fanno parte della nostra vita normale, quindi la possibilità di farsi la doccia, l'assistenza sanitaria, la possibilità, abbiamo dei laboratori, appunto uno di scrittura, uno di cineforum, uno di pittura dove gli ospiti hanno fatto cose bellissime e poi tutto il percorso di orientamento sociale per aiutare le persone a reinserirsi laddove è possibile. Noi diciamo, cioè lo slogan un po' del nostro centro è perché non è sufficiente il necessario, cioè non basta dare da mangiare ma bisogna dare tutto il resto, che è la cosa più importante. Che popolazione insomma vi ruota attorno alla stazione Termini? Quanti sono i senza dimora che ruotano attorno alla stazione? Beh, noi appunto con lo sportello che abbiamo in stazione abbiamo dei dati precisi che infatti pubblichiamo sul nostro sito, sul sito dell'Osservatorio Nazionale Disagio e Solidarietà nelle Stazioni. Che questo è un progetto che abbiamo condiviso con le ferrovie, con le politiche sociali delle ferrovie. E i dati sono alti. Noi la notte del 17 ottobre, non a caso giornata mondiale della lotta alla povertà, abbiamo contato nelle stazioni di Roma, nelle principali stazioni di Roma, abbiamo fatto un monitoraggio, 400 persone che dormivano. E questo, noi lo facciamo perché questo? Perché se non si raccontano le cose non ci si rende conto dei problemi. Termini è un posto dove ruotano tante persone, alcune si trovano per i casi della vita a dormire in stazione proprio perché non hanno altro, altre persone gravitano lì intorno e le storie sono di tutti i generi. Ascolta Fabrizio, a proposito di quello che hai detto è importantissimo, se non si racconta questa realtà diciamo rimane invisibile. Presento anche l'altro ospite che è con noi, che è Antonio Amendola, e che ha promosso un progetto diciamo che io ho scoperto recentemente
che è bellissimo, si chiama Shoot for Change, e diciamo una community è un network online di fotografi, di volontariato fotografico sociale. Noi, per farla breve, raccontiamo storie. E normalmente raccontiamo, ci piace raccontare le storie che vengono in genere ignorate, sottovalutate o dimenticate. Sono nella gran maggioranza storie positive, magari di piccolissime associazioni di volontari o di realtà un po' più strutturate, però normalmente non hanno i mezzi per accedere all'informazione mainstream. Ed è stato il caso di Binario 95. Noi abbiamo l'estate scorsa passato una giornata straordinaria con loro, che sono veramente dei volontari incredibili, gli ospiti sono dei personaggi, come avete visto poco fa, straordinari. Abbiamo installato uno studio fotografico nel centro e abbiamo giocato, li abbiamo fatti giocare a fare ritratti fotografici. L'obiettivo è stato poi quello di stampare le fotografie, i ritratti, incorniciarli e regalarli per testimoniare a loro stessi che l'immagine di sé, certo, che avevano dato e fissato su carta era la loro vera immagine. Quindi abbiamo, con una fotografia, voluto ridare dignità e visibilità. Mandiamo anche l'indirizzo internet, diciamo, di entrambe le esperienze, sia del vostro laboratorio fotografico online e sia di Binario 95, lo mandano dalla regia, sono bravissimi. E ci vediamo anche quello che avete fatto, no? Molto volentieri, è stato molto divertente. È stata un'esperienza che ha cambiato... La nostra prospettiva della stessa fotografia. E anche la vostra. Gli ospiti sono stati entusiasti perché loro hanno avuto la capacità di farlo. Insieme abbiamo deciso di fare una cosa per gli ospiti, non per divulgarla. E gli ospiti si sono truccati, preparati, tutti bellissimi e hanno avuto questi ritratti. Se posso aggiungere giusto un'ultima cosa, normalmente spesso per i fotografi sono molto autoreferenziati. Le fotografie molto spesso servono per soddisfare l'ego e l'autostima di un fotografo. Una volta tanto abbiamo fatto delle fotografie per qualcuno e non per il fotografo. Ragazzi, ce le vediamo. Vediamole. Grazie. Allora, dai.